Cosa dice Manzoni per convincere i suoi lettori a continuare la lettura dei Promessi Sposi? Dopo aver fatto spaventare i suoi lettori con il testo dell'anonimo storico che Manzoni dichiara di aver trovato, dopo aver pensato di mettere nel cassetto il testo che dichiara di aver trovato, che in realtà ha scritto lui di sana pianta, perché non esiste, è un falso storico, quello che dichiara Manzoni. Dichiara di aver trovato un documento storico che racconta una storia di due giovani che si devono sposare, che trovano degli ostacoli al loro matrimonio posti da Don Rodrigo. Manzoni dichiara che riscriverà la storia di sana pianta con un linguaggio comprensibile e che la storia è così bella che non può fare a meno di riscriverla. Nessuno può abbandonare una storia così bella, così affascinante.